Siamo qui con la mamma di Francesco. Come sta Francesco? Quando è che l'ultima volta che l'ha visto? Io l'ho visto sabato e per fortuna poi lunedì mi ha richiamato. Sabato non era per niente tranquillo, non era, era piuttosto provato, anche perché era una settimana che era rimasto senza il suo amico Jacopo, che è stato liberato, è tornato liberato, è stato portato agli arresti domiciliari con tutte le restrizioni, quindi non è andato, non è libero. Però lui in carcere da solo, in una realtà dove stai chiuso tutto il giorno, nella cella hai solo un'ora di aria al mattino e un'ora di aria al pomeriggio, diventa tutto veramente molto pesante. È una realtà veramente difficile, una realtà che anche solo per il numero di scarafaggi che ti trovi nella cella e che di notte ti devi barricare per non avere, per ripararti da questi scarafaggi, diventa provante. Per fortuna è stato spostato in un'altra sezione e adesso sta meglio, perché è in una sezione dove durante il giorno almeno le porte riescono, stanno aperte, e quindi la socialità è maggiore perché può andare nelle altre celle e va meglio, ecco. Almeno l'umore sembra decisamente migliorato. Certo che la cosa più devastante è il non avere un termine, perché gli arresti cautelari sono: stai dentro, ma non sai, non ti dicono e non c'è un limite a questo. Sarebbe meglio dire stai 3 mesi dentro e esci quel giorno lì, e allora psicologicamente riesci ad affrontarlo diversamente. Così è. Cosa mi succede? Quale sarà il mio percorso da qui a quando? E questo è veramente difficile, anche perché, lo ripetiamo, a 20 anni, incensurato. E perché? Perché cosa? Grazie.